Eccoci qua, siamo a Napoli, è una delle città più antiche d'Europa e in quasi 3.000 anni ha passato momenti di autentico splendore ed altri di profondo declino. Io sono appena uscito da Napoli, dove finiva il Festival Bar. Iniziamo dal centro storico, un reticolo di vie dove ogni possibile stile architettonico si accavalla su quelli precedenti. Costruzioni greche, teatri romani, chiese gotiche, barocche, mura medievali, palazzi rinascimentali e via dicendo. Siamo su uno dei decumani del centro storico, sono dei palazzi bellissimi, anzi ogni palazzo è bellissimo. Il centro è bellissimo, però è un po' trasandato. Ci sono bidoni delle immondizie e graffiti che imbrattano gli angoli della città e vigili urbani un po' goffi che fanno quello che possono per dirigere il traffico. Dobbiamo dire però che da questo vandalismo emergono anche forme d'arte moderna, come piccoli capolavori di street art dell'artista romana Alice Pasquini e perfino due simi Banksy in piazza dei Gerolamini. Abbiamo trovato un altro, un graffito di Alice. Napoli si respira come una città vissuta fino in fondo dai suoi abitanti, tra bocca di vita e umanità, ed in strada va in scena la vita di tutti i giorni. Incontriamo Andrea con sua moglie e suo figlio. Andrea è uno dei rari casi di emigrazione all'incontrario. Originario della provincia di Pordenone, si è trasferito a Napoli per lavoro 10 anni fa e ha ormai assimilato non solo la cultura, ma anche l'accento della città. Però ci vogliono delle infrastrutture per c'è una città veramente, di sicurezza, delle scale mobili, delle vie di reazione. La città ha un particolare rapporto con la religiosità e le credenze. Il culto dei morti resta vivo. Ai morti i fedeli attribuiscono il potere di esaudire le loro preghiere e di visitare sporadicamente e a loro piacimento il mondo dei vivi, ad esempio tramite i sogni. Osserviamo un devoto trovare ispirazione nel baciare il sangue di San Gennaro.
interessanti patroni di Napoli, un posto particolare lo trova poi in San Maradona, il Tibe de Oro. Tra le credenze napoletane, una menzione va alla smorfia, i numeri da giocare al lotto dati dalla lettura dei sogni. Proviamoci. Termo sei quello. 7. 51. Sì. Dai. Ciao Robby. Lo tengo io il biglietto. Sono giusti? Lasciamo per qualche ora la luce del sole per scendere nel sottosuolo. Scendere a 40 metri di profondità significa compiere un viaggio nel tempo di quasi 3.000 anni. Le gallerie furono originariamente scavate dai greci come cave di tufo, poi utilizzate come acquedotto dai romani e diventarono rifugi antiaerei durante la Seconda Guerra Mondiale. Oggi sono percorribili a piedi. Il cibo a Napoli è sublime, la pasta, il pesce, i piatti di terra e la pizza ovviamente. Siamo in una pizzeria dove hanno inventato la pizza margherita, 6 birre e la pizza 12 euro, mi sembra cheap però... La città ha una varietà culinaria incredibile che cerchiamo di sperimentare quanto più possibile nei ristoranti o grazie alle mani della zia di Cristina, Rosaria. Visitare gli scavi di Pompei è davvero un'esperienza unica per fare un salto in epoca romana. E finalmente sono arrivata anche io a Pompei. Yay! A guidarci è professore Giuseppe Galano. Un abile guida che apprezziamo soprattutto per l'incredibile passione con cui ci spiega non solo la storia, ma anche gli usi e i costumi dell'epoca. Look at the river stones, mixed with cement, it's a white frame, water goes down. Like a layer of color, like so people were automatically protected from this lead point. The problem is that when they try... Thank you.
dopo Pompei visitiamo anche Villa Oplontis, o Villa di Poppea, che non è Anna Falchi, ma è la moglie di Nerone. Con queste scale tridimensionali, Juro raped kidnapped from the babe, the bull. Guardi, questo dovrebbe essere il ritratto di Fabio Poppea, è una grande sala. Villa di Oplontis a Torre Annunziata, una villa bellissima, fuori dai percorsi turistici più conosciuti, bellezza dell'architettura e affreschi incredibili, però un'incuria e un degrado che non sono degni di un paese civile, che impediranno per questi beni di essere tramandati alle generazioni future, che è un peccato criminale. Crimine contro l'umanità. Napoli è una delle città più misteriose d'Europa. Napoli è una Pompei che non è stata mai sepolta. Non è una città, è un